Nino Limuli, direttore marketing di Che Palle in via Terra Santa. Stasera con un'iniziativa particolare, saranno gli intervenuti all'evento a scegliere un menu della serata o un menu che si protrarrà nel tempo? Assolutamente sì, sarà il menù dell'autunno-inverno, della stagione autunno-inverno. L'idea è stata proprio per dare valore ancora maggiore al tipo di prodotto che abbiamo voluto creare. L'arancina d'autore è un'arancina, noi abbiamo voluto innovare l'arancina provando a creare delle nuove assonanze con i sapori, quindi non fermarsi ai soliti due gusti, la carne e il burro, ma provare a esaltare, tornando antropologicamente al vero senso dell'arancina, che era il trasportare il cibo attraverso delle palle di riso. Lo fecero gli arabi tantissimi secoli fa e portavano dal montone alla verdura, quindi diciamo che noi abbiamo ripreso un poco quegli antichi sapori. Questa serata sarà proprio dedicata a dei nuovi sapori, quelli invernali, e li vogliamo dividere con opinion leader, opinion maker, gourmet, persone che possono darci un consiglio. A quel punto decideremo se metterlo in menù o meno. Consigli ma anche esperimenti. Assolutamente sì, noi siamo prontissimi ad accettare qualsiasi tipo di consiglio. Avremo una scheda che spiegherà la qualità del prodotto, la croccantezza, le assonanze. È una serata un po', come dire, particolare, perché facciamo fare davvero il menù nostro, lo facciamo scegliere al nostro pubblico. Che Palle ha scelto come un nome emblematico che ha abbattuto le divergenze tra arancina o arancini e ha scelto Che Palle, dando un taglio al passato. Sì. Infatti eravamo stanchi di dire arancina o arancino, Che Palle. È arancina, ragazzi, comunque. Noi abbiamo sdoganato la parola Che Palle, perché è un modo di dire, anche perché il progetto nostro è un progetto che non si ferma in Sicilia, abbiamo diversi punti vendita in Sicilia, ma è il progetto di portarlo in giro per il mondo. Noi abbiamo una missione. Come i turchi hanno portato il kebab in giro per il mondo, noi vogliamo portare l'arancina in giro per il mondo, l'arancina fimmena. L'arancina palermitana. Palermitana, io dico che la tradizione va sempre innovata. È inutile fermarsi nella tradizione, sennò saremmo fermi ancora alla candela e non alla telecamera. Anche arancine al forno, non a caso. Arancine al forno, ecco un'altra cosa importante. Noi utilizziamo molto il valore dell'alimento visto in modo completo, quindi dall'arancina al forno non fritta, quindi senza grassi idrogenati, o piuttosto l'arancina vegana, l'arancina vegetariana, cioè tutto quello che può davvero colmare quel gap che magari fino a qualche anno fa c'era. Quindi un modo per esportare l'arancina al passo con i tempi e la globalizzazione. Assolutamente sì, innovare e la tradizione per noi, ribadisco, è fondamentale e penso che ci siamo riusciti. Marusca Mercadante, amministratore di Che Palle in via Terra Santa, un modo per dare spazio all'iniziativa dei visitatori, dei clienti, degli avventori. Sì, noi abbiamo voluto creare questo evento per coinvolgere la clientela e per fare sì di avere delle critiche, dei giudizi sulle nostre arancine che ci permettono di migliorare sempre il prodotto. Il direttore marketing ha parlato di sapori nuovi legati però alla tradizione. Sì, sempre alla tradizione, però noi è proprio la tradizione che vogliamo mantenere, però un poco migliorare, nel senso di volere dare dei gusti diversi che mantengono le tradizioni delle nostre arancine, perché sono sempre nostre e nessuno le deve toccare. Però dico, rivisitare un pochino i gusti apprezzando quelli che possono essere dei sapori un po' particolari. L'attenzione che voi mettete verso i vostri clienti, verso i vostri visitatori è dimostrata stasera, perché gli darete la possibilità di scegliere il gusto. Esatto, noi proprio abbiamo fatto questa serata perché vogliamo che i clienti in genere ci possano dare dei giudizi, dei pareri, delle critiche che possono essere anche costruttive, sempre per migliorare il prodotto. Eva, la creativa della serata, già sono uscite le nuove due arancine autunno-inverno, che gusti? Sono uscite le nuove arancine con la pastella, con ragù di cinghiale, e cerchiamo sempre di portare innovazione nella tradizione siciliana. Cos'altro si aspetta? Altro, c'è una novità del riso cotto nel vino.
quindi abbiamo rivisitato un poco quella che è la base dell'arancina e abbiamo chiesto allo chef di creare qualcosa di diverso e ha creato questa ricetta con il riso cotto nel vino e ora aspettiamo gli esiti e i giudizi dei commensali. Esatto.